un San Sebastiano, patrono della polizia locale, festeggiato in maniera tardiva ma non meno sentita. Con il comandante Vittorio Pugno pochi minuti fa sono stati snocciolati numeri e cifre, oltre 3.500 interventi nel corso del 2021, ma probabilmente per descrivere l'attività del corpo della polizia locale di Casale Monferrato i numeri, come dice lo stesso comandante, non sono sufficienti a raccontarlo. Comandante. Sì, ovviamente i dati statistici, pur importanti, non seguiscono chiaramente qual è l'attività quotidiana che svolgiamo. Spesso non a conoscenza della generalità delle persone, per una visione un pochettino, magari anche un pochettino datata dell'attività della polizia locale, o meglio dei vigili urbani come erano chiamati un tempo, e comunque come siamo chiamati ancora oggi, non ci offendiamo assolutamente, anzi è il nostro DNA. Per quanto riguarda appunto questo dato statistico, quello che più mi preme sottolineare è proprio che la nostra attività, essendo noi radicati sul territorio non soltanto professionalmente, lavorativamente, ma anche per proprio viviamo, siamo quasi tutti di questa città, stiamo cercando veramente con grande comunque difficoltà, perché si tratta di mantenere sempre equilibri tra un'attività vera e propria di polizia, di rispetto delle norme e diciamo l'equilibrio che soprattutto in un momento come questo di grande difficoltà sociale ed economica va tenuto conto. Quindi il nostro obiettivo è quello di creare sempre più nel futuro un rapporto proprio di collaborazione con la cittadinanza, proprio per riuscire insieme a creare una comunità che per quello che ci riguarda, la nostra vita più sicura, ma che sicuramente consegue, alla quale consegue una serenità del vivere comune. Questo è il nostro obiettivo.